Per chi gioca hockey, allenarsi d'estate è tutt'altro che facile, ma a Sinigo, sobborgo di Merano, c'è una piccola realtà dove i pattini non smettono mai di scivolare. Al pronti via, qui si gioca davvero, altro che immagini d'archivio. Siamo davvero a fine luglio e i ragazzi del giovanili di Lana e Merano si allenano all'interno di questo capannone nella zona industriale di Sinigo. Il ghiaccio non c'è, la superficie su cui pattinano è pura plastica, o meglio, è un materiale sintetico brevettato negli Stati Uniti, su cui si va usando le classiche lame. Ma regge il confronto con il ghiaccio, quello vero? A rispondere sono due professionisti dell'hockey. No, devo dire, all'inizio ero un po', ho detto, ma con i patti così, poi alla fine, dopo una volta che vai, ti diverti così tanto. Si fa appena appena più fatica, c'è un po' più di pressione sui pattini, ma per il resto sono rimasto sorpreso anch'io la prima volta che l'ho provata perché sembra veramente essere sul ghiaccio, è veramente simile. Avessimo avuto noi una pista così quando eravamo giovani, noi ci inventavamo di tutto, giocavamo con le lattine, schiacciavamo le lattine, le usavamo come disco. A volere questa piccola pista da 125 metri quadrati è stato alcuni mesi fa un appassionato di questo sport, Mirko Quaglio. Mio figlio gioca hockey, la stagione invernale dura poco, per farlo continuare a allenarsi mi è venuta l'idea di cercare una cosa simile al ghiaccio che potesse imitare un po' il ghiaccio. E girando un po' così su internet ho trovato questo prodotto. Poi l'installazione del campo per il figlio e per chi a rinunciare all'hockey col caldo non ci pensa nemmeno.